No. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Mentre Minerva intanto si studia un libro dei fritti, perché ultimamente è presa bene dai ricettari, vi facciamo vedere i suoi ultimi acquisti. Questi sono stati fatti in realtà tutti in queste ultime 2 settimane, tranne uno che non mi ricordo se vi avevo già fatto vedere oppure no. Anche i fritti. Anche i fritti mettiamo, va bene. Allora, facciamolo vedere subito. Dai. Allora, il primo libro... Il libro dei fritti che ha pescato di là, uno tondino, che li rivedremo poi in altri video questi tondini, perché adesso girano da tutte le parti. Uno gaio, uno blu, uno giallo, uno rosa, uno verde e uno verde, ok, abbiamo 4 tondini. Piano, Minerva. Allora, facciamo vedere questi librini nuovi. Allora, quello che non mi ricordo se avevamo già fatto vedere oppure no è questo, il libro delle emozioni, edito dalla Gallucci. A me piace tantissimo perché c'è la bimba triste che poi diventa felice e dentro appunto parla delle emozioni, quindi la gioia, la rabbia, cos'altro c'è qui, la paura, la sorpresa e poi qui altre emozioni proprio un po' messe lì. E a lei piace un sacco questo qua, io non so, francamente a me non è che esalti come fa, no, mi piace tanto. Aspetta amore, facciamo vedere i nostri amici questo? No. Ma siamo qui a far vedere i tuoi libri, tu non li fai vedere. Abbiamo comprato un libro con dei puzzle. È vero? No. Cos'è questo? Che cos'è questo? Un puzzle. Un puzzle. Un puzzle. Lo facciamo vedere velocemente, solo. No. Veloce, veloce, guarda. No. Così. Guarda. Il libro dei puzzle delle stagioni con Biancaneve, Lilo e Stitch, Topolino e poi Anna e Sven. Vabbè, lei intanto adesso si mette a fare il suo puzzle e... Come vedete ci sono le tesserine che vengono via. Da una parte c'è una piccola... storiella, tra virgolette, 6 righe che descrivono la stagione e poi in fondo c'è una doppia facciata, insomma, con 3 elementi specifici per ogni stagione, ma niente di che. Però a lei piace fare i puzzle e quindi va bene. Poi l'ho voluto recuperare un libro che tutte le volte guardavo quando andavamo in libreria, ho detto senti facciamo che te lo prendo e basta, ed è La coccinella Nina della Dami Editore. Ah, quello là della Giunti, mi sembra, della Dami Editore, che niente, parla di questa coccinella che fa gli sternuti e ad ogni sternuto perde un punto, allora i suoi amici animaletti del prato glieli riportano e niente, così, è carino. C'è anche di quella serie, mi sembra, la papera, tipo, il riccio, il topo, forse il pesce. Lei ha fissato questa coccinella, ha detto, senti, facciamo che prendiamo, boh. Tanto ogni volta che fa uno sternuto dice, come la coccinella, quindi proprio si vede che le è rimasto in testa, non lo so. Poi, siccome probabilmente è quasi ora, visto che ultimamente cerca di togliere il pannolino, si siede sul vasino e tutto, però non fa niente, e abbiamo comprato il vasino del pirata, cioè questo l'ha proprio scelto lei. In teoria la versione, tra virgolette, femminile sarebbe il vasino della principessa, ma no, lei ha voluto il pirata. Quindi il pirata sia, insomma, parla di questo ragazzino che, cioè ragazzino, oddio, bambino, che insomma è ora che tolga il pannolino, quindi va con la mamma a comprare il vasino, scelgono anche le mutandine e lui impara, insomma, a fare la pipì e quello che c'è da fare nel vasino, a volte ci sono degli incidenti, a volte no, e poi in fondo dà tutte le regolette, tra virgolette, no, per il corretto utilizzo del vasino, quindi anche poi come asciugarsi, il lavaggio delle mani e tutte queste cose qua. E la speranza è che le venga, insomma, di cominciare magari proprio a usarlo effettivamente sto vasino, ma lei dice sì, come il pirata vado, faccio la pipì, faccio questo, però si siede sopra con pannolino e pantaloni tirati su, quindi insomma utile fino a un certo punto, a quanto lo pare al momento, però vabbè, vedremo, è ancora piccola, quindi c'è tempo. Poi sono riuscita a trovarle in inglese, My Magical Unicorn. Lei ha di questa serie tutti gli altri volumi in italiano, ma questo in italiano, sì, questo in italiano non si trovava. Lei voleva tanto questo degli unicorni, poi non l'ho più guardato da che è arrivato, ma non fa niente. E quindi, insomma, è la solita serie che è lei, no? Con draghi, fate, streghe, tutto. E ho visto tra l'altro che in inglese ci sono anche altri librini di questa serie e sicuramente glieli recupererò perché sono molto molto belli. Quindi, molto, okay. Molto belli. Molto molto belli. Te lo devo attaccare io questo puzzle? Sì. Mi giri la pagina allora? E dove è andato il pezzo con la testa di Biancaneve? Ce l'hai là dietro. Aspettate, che qui dobbiamo aggiustare il puzzle. Vieni. Dai, mamma. Ecco, come vi dicevo, c'è qui una piccola parte di testo e dall'altra parte il puzzle, insomma, che viene via. Poi dice. Per fare Stitch, va bene, fai Stitch. Poi mamma. Sì. Poi siamo andati in vacanza in Francia.
quindi siamo andati in vacanza, scusate, orribile, e anche lì ho voluto fare un doppio giro in libreria, perché aveva preso dei libri il primo giorno, poi alla sera la menava tantissimo con questi altri due libri che aveva visto, allora il giorno dopo siamo tornati in libreria a prendere anche quegli altri due libri che aveva visto. Allora, due sono Immagini e profumi, fondamentalmente, c'è Lo scoiattolino con la frutta e Il coniglietto, direi, con le erbe e altre cose. Sono semplici, no? Cioè, proprio due righe di testo e di qui il disegno del frutto con una parte, insomma, da sfregare, esce il profumo. Vabbè, questi libri ci sono anche tipo di Geronimo Stilton o altre cose in italiano, no? E, però lei ha visto questi che sono piaciuti. Tra l'altro è in fissa con il ricetto che fa il giocoliere con i lamponi, cioè proprio adora. E poi invece di qui è in fissa con la mamma e il bimbo, con il letto, con la menta. E niente, insomma, qua ci sono altre cose. Sono carini, sono probabilmente per bambini più piccoli, però non importa, perché comunque il francese non è la sua lingua madre, direi. E quindi va bene, no, per imparare comunque anche qualche piccolo termine in una lingua che non è la sua. E poi abbiamo preso anche Le piccole mani nella natura. Piedi! No, mani, amore. No, mani. Qua ci sono gli animali. Annusa i piedi. Si annusa i piedi il ghiro. Il ghiro si annusa i piedi, ok? Per fare la nanna. Vero? Sì. Chissà come profumano questi piedini. E questo è anche particolare perché dà due informazioni proprio minime sull'animale disegnato. E qui, vabbè, in copertina no, però gli altri sono tutti scavati, tra virgolette, nella pagina, no? E è molto bello anche questo perché comunque è particolare. Poi ci sono animali che non in tutti i libri che a lei ci sono, no? Per esempio c'è il questo che non so neanche come si chiama in italiano, sinceramente. C'è la talpa, c'è il ghiro, appunto, vabbè, il riccio, che è il motivo per cui l'ha voluto. No, lei l'ha voluto per il riccio e per i bambi. E poi c'è il furetto e vabbè, lo scoiattolo. E sono carini, poi ribadisco, magari sono anche per bambini più piccoli, però non importa perché comunque sono termini che lei non usa frequentemente, no? Quindi ci sta che li impari. Eh sì, sei proprio una peppina. E poi l'ultimo, almeno per il momento, perché poi sicuramente nel frattempo saremo anche andati nella nostra libreria solita, adesso che siamo tornati a casa, ha voluto comprare questo, che è tipo quello delle emozioni, probabilmente è il corrispettivo francese come editore di quella serie lì. Comunque questo dice: mi lavo come un grande. E a lei piace tantissimo vedere questa bimba che si fa il bagnetto, insomma, no? Riempie la vasca e poi lavano i capelli, poi riempie la vasca, mette i giochini, poi insomma lavano i capelli, si sfregano. Sono tutte quelle parti meccaniche, diciamo, che a lei piacciono un sacco, no? Qui c'è tutta la schiuma, si sciacqua e poi soprattutto le piace questo, tant'è che adesso tutte le volte che va in bagno vuole l'asciugamano per coprirsi e non prendere freddo, nonostante sia magari vestita o col pigiama, che ne so. Lei è proprio fissata con questo e le piace un sacco. E poi alla fine ci sono questi cartellini riassuntivi, per così dire, no? Che dice: sì, tu prendi il termometro, riempi la vasca, ti assicuri che la temperatura sia giusta, ti insaponi bene, ti lavi anche i piedi perché puzzano. Senti, ma puzzano i piedi? Sì. E ti sciacqui bene anche la testa, insomma, poi ti asciughi, ti metti il pigiama e sei a posto. E sono, cioè, sono libri belli, insomma, per i bimbi, e quindi li ha voluti e va bene. Detto questo, prima che questa mi si arrampichi tipo Spider-Man, forse è il caso di andare. Ghiro. Il ghiro, vuoi? Beh, fai vedere il ghiro, dov'è? Annusa il piedino. Annusa il piedino, il ghiro. Eh sì. Eh sì. Ancora guardare mamma. Ancora guardare mamma. Però mamma. Senti, ma posso chiederti una cosa? Sì. Dove l'hai preso quel libro là? Dove l'hai comprato? In Francia? Sì. Ah, dove l'hai comprato? In Francia. In Francia. In Francia. In Francia. In Francia. Ma stai facendo un po' la peppina te? Un Senti, ma vuoi dire qualcosa ai nostri amici che ci guardano? Sì. Cosa vuoi dirgli? Buonasera. Oh, buona serata, magari lo guardano al mattino. Buona serata. Buona serata lo stesso. Vabbè, io vi saluto, vado a vedere questa cosa vuole fare, se vuole guardare quello lì, vuole quello là, o cosa. Matta.
E noi ci vediamo. E basta. Se non mi uccide prima, ci vediamo alla prossima. Ciao. 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 Lui, ciao. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.